Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come assemblare un drone FPV di fascia economica. Ho pensato questa build cercando di contenere al massimo i costi, evitando però di scegliere componenti scarse e che potessero dare problemi col tempo. Sicuramente si poteva risparmiare ancora qualcosina, ma secondo me prendere componenti più economiche avrebbe fatto abbassare troppo la qualità complessiva del modello. Questo drone invece è un'ottima base per iniziare e già così com'è vi darà tante soddisfazioni. Inoltre, se in seguito volete fare qualche piccolo upgrade, potete farlo tranquillamente senza necessariamente dover cambiare tutto. Prima di iniziare vi ricordo che ho fatto un tutorial su tutta l'attrezzatura che serve per assemblare un drone FPV. Se questa è la vostra prima build vi consiglio di guardare quel video in modo da capire quali strumenti dovete usare. Il link è in descrizione. Facciamo ora una panoramica delle componenti che ho selezionato, vedendo anche qualche possibile alternativa sempre nella stessa fascia di prezzo. Molte delle componenti che userò in questa build sono già state recensite qui sul canale, quindi non mi soffermerò molto su alcuni punti che ho già trattato nelle rispettive recensioni. In descrizione vi lascio tutti i video che ho realizzato in modo che possiate avere maggiori informazioni su quel particolare componente che vi interessa. Come frame ho scelto il Martian 4, che è il clone dell'Impulse RC Reverb, quindi parliamo di un telaio dal concept moderno e al passo coi tempi. A tal proposito evitate di prendere il Martian 2, perché ormai è un modello superato. Come alternativa invece potete valutare il clone dell'Apex, anche questo valido e dal costo molto contenuto. Per quanto riguarda Esc Flight Controller ho scelto lo stack dell'A-Flight, lo stesso usato nei Nazgul. Questo si è dimostrato nel tempo essere abbastanza affidabile, inoltre offre tantissimi connettori che semplificano molto la costruzione, cosa da non trascurare per chi assembla il suo primo drone. Come motori userò degli Maxico V1 2306 da 2400 kW, si tratta quindi di motori pensati per le 4S. Sebbene oggi queste batterie siano superate in favore delle 6S, è anche vero che se volete contenere i costi le LiPo a 4 celle hanno un prezzo molto più basso, e su un parco batterie da 6 o più LiPo la differenza inizia a farsi sentire. In ogni caso, se potete, io vi suggerisco di partire con le 6S, scegliendo motori da 1700 o 1900 kW. Se decidete di fare così non preoccupatevi, perché tutte le componenti che ho scelto per questo drone sono studiate per funzionare sia con le 4 che con le 6S. L'assemblaggio e la configurazione poi rimangono uguali sia con motori a 4 che 6 celle, quindi sentitevi liberi di prendere i motori che preferite. In descrizione vi lascio qualche alternativa, sempre rimanendo in una fascia economica ma di qualità. La videocamera sarà un entry level Foxeer Razer Mini, se volete qualcosa di meglio potete valutare un HDX Rattle. Come VTX ho scelto un Ishin TX805, che è tra le più utilizzate nelle build economiche e ha tutto quello che serve, microfono integrato, smart audio e potenze decenti. Come antenna anche su questa build userò una Foxeer Pagoda Pro, la sto usando ormai su tutti i miei modelli e devo dire che nonostante il prezzo molto contenuto funziona decisamente bene. Concludiamo con la ricevente, che va scelta in base al radiocomando. Io ho preso un XM Plus che può essere usata tranquillamente su radio FRSky o multiprotocollo, come Jumper o Radio Master. Se dovete scegliere la vostra prima radio evitate le FlySky FS-I6 o FS-I6X, perché ormai sono radio superate. Se volete contenere i costi valutate direttamente o una X9 Lite o una TX12S. Per quanto riguarda viti e rondelle extra, su questa build non userò nulla, in quanto lo stack dell'A-Flight offre già tutto quello che serve per assemblarlo su frame. Per questa build invece userò alcune stampe 3D, che ormai sono diventate parte integrante quando si parla di droni FPV. Queste stampe facilitano la costruzione del drone e ne proteggono alcune parti, tuttavia non sono indispensabili e la build si può completare tranquillamente senza le stampe che ho usato. Se avete una stampante 3D vi lascio in descrizione il link a tutti i file, se invece non avete una stampante non è un problema, perché nei vari gruppi FPV trovate tante persone disposte a stampare e spedire quello che vi serve. In descrizione vi lascio il link anche al mio gruppo Facebook, così potete fare lì le vostre richieste. Iniziamo la build assemblando il frame, per il momento senza montare la piastra superiore che mettiamo da parte. Lasciamo gli standoff nella piastra inferiore in modo da orientarci meglio nella disposizione delle varie componenti. Come vedete in fase di assemblaggio ho messo le viti da 30 mm che ci vengono fornite con lo stack, al posto di quelle corte che vengono date di serie col frame.
Ora montiamo i motori usando le viti per braccetti da 4 mm. Se avete il parabraccetto, infilatelo, poi poggiate il motore e fissatelo con le viti da sotto. Quindi stringiamo bene le viti. Una volta montati i quattro motori, passiamo all'ESC. Per iniziare collego il cavo di potenza alla scheda, quindi do una bella stagnata ai pad e saldo i cavi in questo modo. Come sempre fate attenzione a rispettare le polarità e collegate il rosso nel positivo e il nero nel negativo. Dato che ci sono, prestagno tutti i pad per i cavi motore. Se non siete veloci con le saldature, non stagnate tutti i pad in una volta, ma fate delle pause ogni tanto per evitare di surriscaldare troppo la scheda. Ora prendiamo 4 rondelle in gomma dello stack e infiliamole nelle viti. Poi sistemiamo l'ESC, ricordiamoci che la parte posteriore del frame è quella più stretta. Adesso è venuto il momento di saldare i cavi motore all'ESC. Come sempre ne faccio passare due all'interno e uno all'esterno. Adesso li saldo velocemente e vi spiego come ho fatto. Come vedete ho collegato il primo filo, quello che sta sulla sinistra, nel pad più a destra. Il secondo filo l'ho fatto passare all'interno e l'ho collegato nel pad centrale. Anche il terzo filo l'ho fatto passare all'interno, collegandolo nel pad più a sinistra. Questa soluzione distribuisce bene i fili nel braccetto, evitando che vadano a finire troppo da una parte o dall'altra. A questo punto uso lo stesso identico schema per saldare gli altri 3 motori. Ok, possiamo andare avanti, la build inizia a prendere forma. Ora sistemo il condensatore, accorcio i piedini e uso come prolunga dei pezzi di cavo motore che ho tagliato prima. Siccome i cavi motore sono entrambi neri, fate molta attenzione a rispettare la polarità. Per riconoscerla basta guardare i piedini, quello più lungo è sempre il positivo. Nel caso abbiate tagliato i piedini portandoli alla stessa misura, non è un problema. Il negativo è sempre evidenziato da una striscia, in questo caso la parte viola. Ok, ho accorciato i piedini e saldato i cavi. Ho anche isolato le parti esposte con un po' di termo. Dopo aver posizionato il condensatore nella stampa 3D posso saldare i cavi, metto un po' di stagno nuovo sopra il cavo di potenza e saldo tutto. Ora che tutti i cavi sono saldati, rimuovo il flussante in eccesso con alcol e spazzolino. A questo punto blocco i cavi motore al braccetto. Per farlo ci sono diversi metodi, io ultimamente mi sto trovando molto bene con questo nastro telato. Tiro sui fili e faccio passare un po' di nastro sotto per isolare il dado a pressione. Poi avvolgo i fili nel braccetto col nastro.
Perfetto, il risultato finale mi piace molto, posso fare gli altri. Ora sistemo il flight controller, uso il cavetto corto che ci viene fornito e lo posiziono sopra. Adesso passiamo alla VTX, questo cavetto incluso nello stack fa proprio al caso nostro. L'unica cosa da fare è spostare il cavetto giallo da tutto a destra a tutto a sinistra. Per farlo basterà tirare su la linguetta con una taglierina. Per quanto riguarda la VTX, in precedenza avevo già disaldato tutti i cavetti che aveva e anche per questa build non mi serviranno perché salderò il cavo iFlight direttamente qua sopra. Come vedete da questo ingrandimento ho saldato il cavo rosso nell'alimentazione 724V, il nero nel GND, il giallo quello che ho spostato nel pad video, il bianco nel pad smart che è lo smart audio. Ora fisso la VTX con una fascetta nel supportino che ho creato. Ho messo anche la prolunga della VTX nel relativo supporto e sono pronto per sistemare tutto nel frame. Adesso passiamo alla videocamera FPV. Questo passaggio è molto veloce perché lo stack iFlight ci dà in dotazione il connettore per collegare direttamente la videocamera alla scheda. Inseriamo l'estremità del connettore JST a 4 posizioni nel flight controller e l'altro JST in questo connettore della videocamera. Il flight controller è pronto in posizione, ma prima di collegare la videocamera la inserisco nell'adattatore e la fisso ai supporti del frame. Ok, adesso che anche l'FPV cam è in posizione, posso collegarla alla scheda. L'ultima componente da collegare è la ricevente. Anche per questa lo stack iFlight ci fornisce un cavetto in modo da semplificarci al massimo le cose. Quello che ci interessa è l'etichetta RXSR XM Plus, da saldare direttamente nella ricevente. Ok, come vedete da questo ingrandimento, con la ricevente in questa posizione, ho saldato la terra in basso, il positivo al centro e il cavo S-Bus in alto. Il connettore nella quale andrà collegata la ricevente è questo in basso a destra. A questo punto fisso la ricevente sopra il flight controller con del biadesivo. Come vedete prima l'ho protetta con del termo per evitare cortocircuiti. Poi la blocco ulteriormente con una fascetta. Ora mi occupo delle antenne, le riceventi a 2.4 GHz di solito le sistemo con le cannucce in plastica e queste stampe 3D. Infilo l'antenna nel tubicino e la stampa 3D nello standoff. Per ultimo metto i 4 dadi nelle viti dello stack. A questo punto ho finito, la build mi sembra abbastanza pulita. Magari sarebbe stato meglio fare il connettore della VTX un po' più corto, ma non ho voluto tagliare il filo perché potrebbe servirmi su un prossimo drone. Molto bene, come vedete ho già messo la top plate e l'antenna. Adesso sistemo una striscia da 8 cm di velcro per non far slittare la batteria. Il velcro è uno dei tanti metodi, se volete vedere delle alternative ho fatto un tutorial dove illustro tutte le soluzioni più comuni per fissare la batteria al frame, vi lascio il link in descrizione. Faccio due segni in prossimità delle viti in modo da ritagliare il velcro su misura. Perfetto, a questo punto ho sistemato il velcro e messo due battery strap. Sebbene questa sia una build economica, una cosa nella quale non dovete mai risparmiare sono proprio i battery strap, perché quelli economici si rompono anche dopo un piccolo crash e diventano inutilizzabili.
Come notate, su un battistrap ho messo questa stampa 3D che contiene un buzzer autoalimentato wireless. Questa soluzione è molto pratica perché mi permette di spostare velocemente il buzzer sul modello che andrò ad usare. In questo modo non ho bisogno di un buzzer su ogni drone, ma me ne basta uno da alternare tra i vari modelli. Se volete più info sui buzzer wireless potete vedere la mia recensione, vi lascio il link in descrizione. Una volta pronto il drone pesa 384,5 grammi. Se ci aggiungo eliche, action camera e batteria 4S da 1500 mAh, il peso totale diventa 672,7 grammi. Molto bene, siamo arrivati alle considerazioni finali. Questo drone per componentistica e assemblaggio mi sembra abbastanza dignitoso. Seppur le componenti non sono al top, la qualità generale è soddisfacente. Se in futuro volete investire qualcosina in più in VTX e videocamera, potete farlo. Intanto questa è già una buona base per iniziare. Ora non rimane che passare alla configurazione, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Per oggi quindi è tutto, se questa build vi è piaciuta lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.